Inizia nel migliore dei modi il nuovo anno per il San Domenico Canica, che vince 1-0 contro il Minerva. Un risultato che permette ai ragazzi del presidente Azzena di accorciare la classifica, approfittando della sconfitta dello Sporting Sorso Assilico e del pareggio del Tiesi in casa del Cus Sassari. Da parte sua, il Minerva conclude il girone di andata con la sesta sconfitta, l'unica però contro squadre di medio-bassa classifica. Per la squadra di Giovanni Roma, disputare un girone di ritorno simile a quello di andata significherebbe probabilmente salvezza diretta. Il primo tiro nello specchio della porta è di De Renzi, che ci prova da 25 metri ma senza impensierire Marras. La manovra del Minerva è leggermente più articolata, ma davanti sia Liveso che Tilocca non offrono soluzioni insidiose per mettere in difficoltà la difesa di casa. Neanche la squadra di Gigi Meloni punge, se non con questa punizione di De Renzi, sulla quale Marras dava l'impressione di essere in traiettoria. In chiusura di primo tempo, il Minerva ha l'occasione per andare in vantaggio. Tilocca serve in area Livesu, ma Porco si butta sui piedi del numero 9 ospite e salva il risultato. La ripresa si apre con la prima e unica vera occasione da gol per il Minerva. Punizione dalla tre quarti di Idili, spizzata di manca e il solito Livesu arriva in ritardo per la deviazione decisiva. Al 55esimo Meloni manda in campo Simone Casu per Occhioni. Il fantasista entra immediatamente in partita, offrendo vivacità e imprevedibilità alla manovra offensiva dei padroni di casa. E il gol ne è la dimostrazione. Al 63esimo riceve palla da Obino, vince un contrasto con Arru e dal vertice destro dell'area di rigore disegna una traiettoria girare imprendibile per Marras. Comprensibile la gioia del giocatore che riceve i complimenti dai compagni. Il Minerva accusa il colpo e nonostante l'ingresso di Salvatore Fois al posto di Livesu non riesce a sfondare il muro difensivo eretto da Marco Secchi e compagni. Anzi, è ancora Casu a sfiorare la doppietta personale. Prima, imbeccato da Murgia, rientra sul destro ma Marras è bravo a rimanere in piedi sino alla fine e respinge agevolmente. Poi, imbeccato da uno splendido lancio di Santoru, parte in posizione regolare, controlla in corsa ma di sinistro spara sul portiere ospite. L'ultima azione pericolosa della partita porta la firma di Fois, che dopo essersi liberato bene di Masala calcia troppo centralmente e per Porcu è tutto facile. San Domenico batte Minerva 1-0, decide Casu.